1-1, un 1-1 diciamo un po' brutto perché a parer mio è stata innanzitutto una partita noiosissima e poi perché, vabbè, è vero che c'erano determinate assenze e queste assenze alcune erano anche molto importanti per loro, vedi Emerson, Lucci, però è stato brutto perché comunque soprattutto il suo tempo a Livorno, non dico che ha avuto paura del Carpi, però... Una mia ora pare più una squadra a salvezza, ecco. Livorno che è lento, molto lento, che questo è ripetuto in queste 6 ore solo il primo tempo, che fa possesso palla, ma possesso palla difensivo, ovvero sa fare, va al centroampo e torna indietro, magari to da sinistra passa a destra, ma poi cioè, fa una sorta di conca, via per di. Appunto, come detto prima, squadra lenta che riparte male, di va, però diciamo luminosa, tra virgolette, non dico positiva, però che ci fa prima sperare, come detto prima, il discorso delle assenze, e poi il discorso come era prima di campionato, e si inizia così. Dispiace perché, con tutto il rispetto per il Carpi, appunto, si giocava contro il Carpi, magari qualcosina in più si poteva fare. Comunque, ciononostante, io ho visto, diciamo, almeno qualche giocatore buono, nel senso, innanzitutto, comunque la media della squadra si gira intorno al 6, secondo me, non di più, perché vabbè, non ha giocato bene, però non è giocato stramalissimissimissimo, quindi il 6 se lo possono anche prendere. Comunque, io sono rimasto, appunto, parlando un po', non dei voti, ma delle prestazioni, che giocato meglio e un po' peggio. Sono rimasto sorpreso da un po' Moschera, anche se vabbè qualcosa ha sbagliato, un po' Ceccherini Lambrughi per to' tre quarta parte perché poi c'è la svalvola. Sono rimasto sorpreso da Cutolo, anche se secondo me divengono quasi sempre le giocate, quando magari va a Scartanomo ce la fa quasi sempre, però magari ogni tanto passala. E niente. Di quello che un po' non mi ha diciamo sorpreso in maniera negativa è stata Calabino. Ora è vero, ha fatto gol, ha fatto un discreto gol perché l'ha tirata di potenza, però non scordiamoci che se succedeva la salì, secondo me di voi non faceva mai mai gol. E ora non vorrei da cavolata, mi pare che azioni da gol perlomeno tiri in porta se ne ha fatti uno, forse due, non so, non lo ricordo. Solo che se quel difensore non faceva la cavata lì, Galabino o chiunque altro non faceva gol, cioè Livorno non faceva gol. E a parte vera Galabino comunque, cioè, cazzo, sei grosso, cioè sei grosso, sei ticcio, sei enorme. Difficile deve essere tutte tue, proteggi palle, vedi, va, corri almeno. Diciamo che l'unica cosa positiva fatta è stata le sponde e la giocata di intelligenza, soprattutto in un'azione che me l'aveva rimasta impressa di Cutolo, cioè che fanto che Cutolo davanti. Lancio per Galabino, Galabino fa lo spizzio di testa, è stato Cutolo per... Sì, Cutolo. Cutolo è andato via, cioè, non è detto che cosa ha fatto di buono, però ha perso anche tanti palloni e tante volte non correva, non correva, cioè a volte magari tipo ci sono state le cross sul primo sul secondo pallo e Galabino non si è mosso, magari ci deve, cioè talla sul primo, talla sul secondo, fa qualcosa. No, è stato fermo, cioè voleva palla sui piedi per dire. Quello secondo me è un po' da rivedere perché secondo me Galabino ha le capacità per essere un buon attaccante a Serie B, o perlomeno per il Livorno, ce l'ha. È che, ora per l'amor di Dio, ripeto, è la prima di campionato e chissà cosa può succedere, è che se lo sfrutti, cioè che se non ci provi, è proprio lontano. Poi per il resto, vabbè, riguardo i sostituti, le sostituzioni, comunque, intanto Jelenic, ci messiamo, eh. Anche lui mi ha un po' sorpreso in maniera negativa, cioè è entrato dopo 10 minuti aveva già asfalto, ora per non vuol dire nulla, però ha bevuto 2 volte, cioè in 20 minuti, 30 minuti vantaggiato si è dovuto fermare, cioè già fermo su lì a gozzarsi d'acqua perché non poteva già più, però sarebbe se sono cose relative, ecco. L'unica, come ho già detto, l'unica speranza è che magari resta la prima e quindi bisognava un po' adattarci al gioco, cioè perlomeno alla mentalità. E che c'erano delle assenze importanti, ecco. Per il resto, ho detto, partita noiosa, con un po' di azioni da gol da ambo le parti, però per quanto riguarda, da dimostrare a Livorno, come ho già detto, niente di straordinario. Ciao,
insomma dispiace perché il Carpi, come ho già detto prima, con tutto il rispetto, anche per quello che ha dimostrato ieri, meritava poco, cioè non è che ha fatto chissà cosa, cioè penso che lui non più meglio se l'ha fatto con Bakugou, una squadra che secondo me il Carpi l'obiettivo di loro è la salvezza, e anche se te, cioè, te che sei a Livorno, che secondo me dovresti lottare sin dall'inizio, sin dalla prima giornata per, non dico arrivare primo, però magari per arrivare nei playoff, nelle zone alte, potevi fare qualcosa di più. Però diciamo che rimango non stando tutto fiducioso. Un'altra cosa che volevo dire, ecco, è venuta in mente ora, diciamo che tra virgolette le esordienti, diciamo, dei Livorno, ovvero diciamo giovani tipo Meola e Moscati, che diciamo che non hanno giocato male, però non hanno giocato benissimo, ecco, soprattutto troppa arroganza. Cioè, va bene che poi rischia magari a fare la giocata, come ha fatto tipo me nel primo tempo, che poi ha perso palla, cioè che si è intorcigliato da solo. Cioè, giochiamo palla, secondo me, prima di fare le giocate. Cioè, se poi va proprio fare le giocate, come i tacchi, i tacchi usava lì e fa il calzolaio, però se vuoi fare questa serie, cioè, aspetta di vincere sempre se vinci. Gioca semplice, ecco, ma in questo è riferito al Livorno, tutto, gioca semplice. E facciamo più movimenti. Comunque, dai, anche Djokovic, un agio, sto male, anche se tante volte ha spazzato palloni, sul rack uguale, anche lui ha tentato troppe volte di fare la giocata, a parte l'una, a volte no. Dai, diciamo che complessivamente, come ho detto prima, il seino se lo strappano tutti, più o meno. Dai, stampare più attenti in difesa, dato il primo gol che è venuto a fare quello di loro, e bisognerebbe un pieno più trovare modi di attaccare, perché veramente ieri l'attacco, azioni d'attacco veramente disastrosi, ecco. Via, io detto questo, non ho da dire altro. Ora c'è, vabbè, a parte quello c'è l'ultimo video del calcio mercato estivo, perché sono successe più cose in una settimana che in due mesi, e quindi niente, vi aspetto, se vi interessa il prossimo, l'ultimo video del calcio mercato estivo, altrimenti vi aspetto al prossimo video sulla partita contro il Brescia, sì, perché siamo contro il Brescia fuori asa. E niente, via, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.